è un grido di disperazione, di dolore. Disperazione ovviamente in questo caso è perché non riusciamo fondamentalmente a dare risposte alla cittadinanza. Vertenza difficile quella della Polizia Municipale del Comune di Arezzo, che ha già annunciato lo stato di agitazione e lo sciopero previsto per il 14 di marzo in concomitanza con la tappa arettina della Tirreno Adriatico. Questa mattina sono state sviscerate le motivazioni di questo stato di agitazione e allora sentiamo questa prima intervista con il rappresentante della RSU. Le questioni che avete portato su questo tavolo stamattina di questa conferenza stampa sono davvero pesantissime. Una delle più pesanti sono queste radio che oltre a essere state acquistate, mi hanno detto, nel 2010, già vetuste, già vecchie, praticamente già fuori produzione, comunque non c'è una copertura radio completa del territorio, cioè voi non potete comunicare in caso di emergenza. No, alcune zone rimangono in ombra, come già detto da molto tempo, non è dal 2010 che questo problema sussiste, è antecedente, l'abbiamo detto correttamente a tutti gli organi competenti, supportati da organismi tecnici, perché chiaramente noi non siamo dei tecnici, però il fatto che tuttora persista questo problema ci dà l'indicazione chiara di quella che è la volontà, la possibilità, non sto qui a sindacare da questo punto di vista, di risolvere tale problema, e non è l'unico. Ecco, voi non potete tra l'altro neanche comunicare in sicurezza quando ad esempio siete in moto con queste radio? Assolutamente no, perché dovremmo commettere un illecito al codice della strada, dovremmo violare un articolo. Di solito multate. Esatto, di solito multiamo anche abbastanza pesantemente, che è quello di togliere la mano dal manubrio. Togliere la mano dal manubrio per attivare l'apparato radio che abbiamo posto da un'altra parte implica una violazione del codice della strada. È un paradosso, mi rendo conto, ma è emblematico di quello che sta succedendo. In merito alla questione più grave, quella delle radio e della mancata copertura di parte del territorio proprio per la comunicazione, insomma, in caso di emergenza, l'amministrazione risponde che spenderà 15.000 euro per l'acquisto di apparati fissi da installare sulle moto, mentre per quanto riguarda la copertura proprio radio del territorio sembra che sia un po' più difficile, ma comunque leggiamo testualmente: l'amministrazione sta prevedendo l'adeguato stanziamento nel bilancio di previsione 2014. Insomma, soluzioni che però i vigili hanno definito tampone, quindi insomma l'avvertenza si annuncia davvero molto difficile. C'è tempo fino, hanno detto, all'8 di marzo per trovare insomma una soluzione, altrimenti lo sciopero sarà effettivo. Sul tavolo della conferenza stampa un estintore definito emblematico che riportava la scritta fuori servizio, sistemato all'interno del palazzo comunale e anche dello stesso comando della Polizia Municipale. All'interno della sede pare che anche i ratti la facciano da padroni, per non parlare delle divise che ormai da molti anni non vengono rinnovate, alcuni vigili escono con le pettorine. Altro aneddoto che ha dell'incredibile, raccontato in questo caso dall'avvocato Roberto Alboni, è quello dei gessi e delle fiaccole utilizzate per i rilievi. I gessi verrebbero prodotti artigianalmente da un dipendente comunale che compra il materiale, le fiaccole sarebbero state ultimamente reperite ad una processione. E che dire dei due cavalli che escono soltanto due volte l'anno in occasione delle giostre e poi rimangono sempre chiusi, accuditi da tre dipendenti comunali. Più grave la gara d'appalto, che sarebbe stata invece indetta dall'ente per notificare le multe, 1.500.000 euro di spesa e per il cittadino 18 euro in più per ogni multa. A proposito delle multe, si viaggia dalle 30 alle 50 al giorno nell'anello di fronte all'ospedale San Donato, nonostante gli stessi vigili abbiano chiesto più volte di cambiare le disposizioni del traffico. E poi c'è la chicca del Natale: coloro che sono stati in servizio il 25 dicembre non si sarebbero visti remunerare in busta paga il giusto compenso come avveniva solitamente, ma una decurtazione peraltro di poche decine di euro che l'amministrazione ha giustificato citando una sentenza della Cassazione. Vi aspettate una reazione forte dal sindaco? Io mi auspico una reazione positiva dalla politica e dai settori con i quali ci confrontiamo quotidianamente. Se è forte o meno non lo so, le azioni forti poi hanno delle risposte altrettanto forti e quindi speriamo che non si arrivi a dei punti di forza ma a dei punti di dialogo, che io auspico fortemente.